È finalizzata la sterilizzazione di cani padronali senza oneri a carico dei cittadini, la campagna avviata dal comune di Teggiano, guidato dal sindaco Michele Di Candia. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di ridurre sensibilmente il numero degli animali vaganti, ma anche quello di contrastare il randagismo canino e di promuovere il possesso responsabile. La campagna mira inoltre a diminuire le spese relative alla gestione del fenomeno del randagismo a carico dell'amministrazione comunale, a creare una coscienza sociale per migliorare il rapporto uomo-cane e a controllare l'igiene urbana. L'obiettivo fissato della campagna è quello di sterilizzare il numero massimo di animali, pari a 20 femmine e 10 maschi, finanziati con contributo regionale. Le prestazioni erogabili saranno accettate nell'ordine di arrivo al protocollo comunale ed esaudite fino ad esaurimento fondi. L'annuncio è dato dall'amministrazione comunale con un avviso pubblicato sul sito internet, dove è possibile reperire anche la richiesta di adesione. Per l'accesso al servizio, si precisa, è obbligatoria la registrazione degli animali all'anagrafe degli animali di affezione con relativa microcippatura. I cittadini di Teggiano interessati possono fare richiesta per un solo animale per nucleo familiare e inviarla al comune a mezzo PEC. I veterinari che aderiscono all'iniziativa sono la dottoressa Monica Mancuso con ambulatorio ad Atena Lucana, la dottoressa Rosa Morgia con ambulatorio a Sassano e le dottoresse Doris Salluzzi ed Elisa Otizzi, entrambe con ambulatorio a Sala Consilina. A seguito della presentazione della domanda, corredata dalla documentazione necessaria, l'ufficio competente inoltrerà al richiedente l'autorizzazione scritta alla prestazione sanitaria da fornire al medico veterinario per l'erogazione della prestazione previo appuntamento.